Siano lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, la liturgia della parola di questa quarta domenica del tempo ordinario che stiamo celebrando ruota intorno alla figura del profeta e della sua autorità, come abbiamo sentito in particolare dalla prima lettura dal Vangelo. Più ancora che autorità, meglio sarebbe dire l'autorevolezza del profeta. Sapete che l'autorità è un dato di fatto, è una condizione oggettiva che poi nel caso delle autorità costituite viene o da un superiore o da Dio in persona, mentre l'autorevolezza non viene solo da un ruolo oggettivo, ma dalla credibilità che il tuo ruolo ha in base alla vita che fai. E lo vedremo bene se Dio ci aiuta, soprattutto nel Vangelo. Qual era il contesto della prima lettura? Sapete che nell'Antico Testamento, se leggiamo il libro dell'Esodo e le grandi manifestazioni di Dio, il modo di manifestarsi del Signore era dirompente, terrificante. Quando Dio diede i 10 comandamenti, c'era Mosè, 40 giorni di digiuno, sale sul Sinai, tutti sotto aspettare il Signore, sul Sinai c'erano fuochi, tuoni, lampi, fulmini, terra che tremava, e tutti stavano sotto al monte Sinai aspettando, dicevano: che sta a succedere? Terrorizzati quasi da questa manifestazione della divina potenza, della divina maestà. E allora un giorno andarono a dire a Mosè, dice: senti un po', ringraziamo il Signore, però cioè, così non si può campare, quindi bisogna trovare un modo con cui il Signore si manifesti un pochino più come dire, abbordabile, sopportabile, perché così noi siamo terrorizzati. E il Signore ascoltò questa preghiera, dice: bene, susciterò un profeta pari a te che parlerà al mio popolo in maniera dolce, soave, quindi in maniera umanamente sopportabile. Domanda: chi è stato colui che ha compiuto in maniera perfetta questa promessa del Signore? Nostro Signore Gesù Cristo. Il nostro Signore Gesù Cristo, Dio si è fatto uomo, si è fatto vicino a noi. La parola di Gesù era una parola dolce, soave. Gesù non faceva e non fa mai paura a nessuno, non terrorizza nessuno, avvicina le persone, tende le mani, no? Il libro dell'Apocalisse chiama Gesù il testimone fedele di Dio Padre, e Gesù stesso è così, come dire, accredita in questo ruolo del profeta promesso dal Signore nel Vangelo di San Giovanni, quando a un certo punto dice chiaramente: la mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Ora, nel Vangelo di oggi vediamo Gesù proprio nelle vesti del profeta. Sapete che il profeta nella Sacra Scrittura non è uno che predice il futuro. Profeta viene da una parola greca che è composta del verbo femi, che significa dire, e pro, al posto di, in nome di. Quindi il profeta è colui che dice, quindi parla, al posto di o in nome di. In no, al posto di e in nome di chi? In nome di Dio. Il profeta è colui che ci parla e che agisce in nome di Dio. Cosa fa Gesù nel Vangelo di oggi? Lo vediamo che sta predicando e insegnando, quindi parlando a nome di Dio e scacciando i demoni, quindi attivando la sua potenza divina per mandare lontano i nemici dell'umana salvezza. Voi sapete che scacciare i diavoli, fin dall'Antico Testamento, era sempre stato un segno della provenienza divina, o meglio, del favore divino di chi operava, per un motivo molto semplice. Secondo voi, siamo più forti noi o sono più forti i diavoli? Sono più forti gli uomini o sono più forti i diavoli? Chi è più forte? Sono più forti, magari, purtroppo sono più forti i diavoli, perché i diavoli sono angeli decaduti. Sono una natura superiore alla nostra, noi non possiamo competere contro i diavoli, però i diavoli non possono competere contro Dio, quindi se Dio interviene i diavoli si mettono la coda tra le gambe e se ne vanno. Guardate Gesù nel Vangelo: taci, esci da lui. Si mette la coda tra le gambe e esce seduto a stante. Se voi parlate con quei poveri confratelli, pregate per loro che svolgono il delicato e faticoso e terrificante ministero di esorcisti, loro vi raccontano che non succede così, quando un sacerdote esorcista, prima che scaccia un diavolo, ci può mettere un mese, un anno, a volte 10 anni.
ma se scende in campo Gesù Cristo in persona, con una parola il diavolo se ne va. Non ci stanno possibilità, non c'è chance. Quindi attenzione, però il contesto del Vangelo ci dice, vedete, la gente si stupisce sia all'insegnamento di Gesù, dice, rimanevano stupiti, parlava come uno che ha autorità e non come i loro scribi, ma anche dinanzi all'esorcismo Gesù dice, mamma mia, che succede? Stupiti, questo comanda i diavoli se ne vanno. Attenzione che in greco sono due verbi distinti, ma che sono appunto accomunati da questo grande stupore, cioè il riconoscere nella parola e nell'agire di Gesù il dito, la mano o l'autorità, bellissimo in greco exousia, di Dio in persona. Lo riconoscono, questo è colui che deve venire, questo è il profeta. Allora, l'autorità con cui Gesù insegna, questo è il grande, è la stessa di quella con cui scaccia i demoni. Allora, il che sembra volerci comunicare, questo è un messaggio importante per noi, che, attenzione, l'insegnamento di Gesù e la sua parola, quando trova un cuore ben disposto, ha una forza, una capacità di persuasione, di penetrazione e di fecondità straordinarie. E queste vengono da Gesù, attenzione, non solo dalla sua natura divina, ma anche dalla perfetta esemplarità della sua vita da uomo. Il Vangelo di Marco dice in un altro contesto che quando Gesù cominciò a predicare, cominciò a fare e a insegnare. In latino è cepit, facere et docere. Prima fa e poi insegna. Cioè il buon esempio precede la parola, perché come tutti sappiamo chi predica bene e razzola male, si dice, è immediatamente screditato. Può darsi anche che stia predicando la verità, ma quella verità da quel testimone è screditata, non è credibile se non viene messa in pratica. Immaginate un predicatore che si mette a predicare la povertà e poi lo incontriamo in giro che gira con Mercedes 500, adesso non so come, con Mercedes, cioè di che cosa vogliamo parlare, no? Allora concludiamo, questo carisma profetico di Gesù, quindi questo suo parlare e agire a nome di Dio, oggi vive nella Chiesa. E attenzione, vive a due livelli differenti, perché vive anche in voi, e non pensiamo subito alla Chiesa come ministri. Ogni battezzato, insegna la Chiesa, ha una partecipazione a questo munus, si chiama così, profetico di Gesù. In che senso? Che cosa potete fare tutti quanti voi? Anzitutto potete testimoniare il Vangelo con la santità della vita. Voi potete scacciare i diavoli? Sì o no? No, come gli esorcisti. Ma sì, anzi, i diavoli quando vedono i cristiani dovrebbero venirgli, se ce l'hanno, i capelli dritti. Dovete scacciarli. Come si scacciano i diavoli? I diavoli si scacciano con la santità, dice Gesù, con la preghiera e, se siete ancora più bravi, col digiuno. Questo potete farlo tutti. E i diavoli hanno paura dei cristiani che tendono la santità, pregano e, se sono ancora più bravi, sono capaci a fare non soltanto il digiuno fisico, i piccoli sacrifici da offrire, per esempio, per aiutare il prossimo. Quando vediamo una persona che è cattiva, che si deve convertire, evidentemente, insomma, che fa delle cose brutte, e io so che se gli dico qualcosa, non solo che dà un'orecchia agli entra, da quell'altra agli esce, ma è capace pure che reagisce male, fa peggio di prima, o mi reagisce malamente, che cosa posso fare? Pregare per lui. Scaccia quei diavoletti che stanno dentro quel cuore, perché di questo si tratta, con la tua preghiera e col tuo digiuno. Questo possiamo farlo tutti. È chiaro che i ministri ordinati, i sacerdoti e ancora di più i vescovi, che hanno la pienezza del sacerdozio, partecipano non soltanto del munus di Gesù, ma proprio della autoritas di Gesù, che dà loro una vera e propria, si chiama in termine tecnico, potestas, la potestà. E questo la esplicano nella predicazione ufficiale del Vangelo, nell'amministrazione dei sacramenti, e loro sì, sapete che ogni vescovo è esorcista in forza dell'ordinazione episcopale, questo sappiatelo. Tutti quanti i vescovi hanno dalla Chiesa l'autorità e il mandato universale di proprio scacciare i diavoli, e i vescovi delegano questo incarico
facciamo un po' di catechismo così, penso che lo sappiate, ad alcuni sacerdoti scelti da loro e che a cui il vescovo partecipa di questa loro funzione. D'accordo? Quando ci sono problemi di questo genere bisogna rivolgersi a questi sacerdoti, ok? Ora, attenzione, anche per quanto riguarda noi e anche per quanto riguarda i ministri, c'è sempre il problema, e dobbiamo fare tutti attenzione, dell'autorevolezza. Quindi quello a cui ci esorta la pagina evangelica e tutta la liturgia di oggi è: attenzione, la nostra vita deve camminare sempre prima, sia delle nostre parole, sia anche delle nostre azioni, anche sacre, con cui esplichiamo appunto la nostra essenza di cristiani o ancora di più la nostra ministerialità di pastori. Sapete che anticamente si diceva che nei confronti di un profeta impostore, l'abbiamo sentito dire nella prima lettura, no? Dice, se dice a nome di Dio una parola che lui non gli ha ordinato di dire, sia condannato a morte. Adesso grazie a Dio non c'è la condanna alla morte fisica, però c'è la condanna alla morte civile, perché perdiamo di credibilità. Oggi è importantissimo, e penso che lo sappiamo tutti quanti, e dato che siamo in un contesto in cui ben pochi credono profondamente a Gesù e al suo Vangelo, che tutti noi sappiamo dare una testimonianza credibile della nostra fede, perché questo dipende da noi. Cioè, noi siamo battezzati, quindi tutte le cose belle che possiamo fare in quanto battezzati sono doni di Dio. Io sono un sacerdote, tutte le cose belle che posso fare in quanto sacerdote sono doni di Dio, ma quello che noi dobbiamo metterci è la nostra autorevolezza acquisita con il fare nostro, l'assimilare e il vivere i contenuti di quello che diciamo di credere o che addirittura predichiamo, perché così allora torneranno in tanti alla fede. Guardate che questo aspetto è assolutamente prioritario e fondamentale. Quindi molti nostri fratelli e molte nostre sorelle torneranno alla fede a due condizioni: se trovano cristiani e ministri credibili, e soprattutto se da questi cristiani e ministri credibili, soprattutto quando loro non sono molto vicini al Signore, non si sentono giudicati, ma si sentono amati e, come dire, accolti con una mano tesa per essere delicatamente, dolcemente ricondotti tra le braccia di colui che infinitamente li ama e li attende. Chiediamo alla Madonna che ci faccia vivere queste cose, ce le portiamo nel nostro cuore e ne facciamo oggetto della nostra personale preghiera e meditazione. Siano lodati Gesù e Maria.